La maggior parte delle persone provano a costruire una nuova realtà personale mantenendo la stessa personalità, ma questo non funziona. Se vuoi creare una nuova realtà personale, una nuova vita, devi necessariamente cambiare la tua personalità. Significa che devi pensare a quello che pensi e devi cambiarne il 95%. Devi diventare cosciente delle tue abitudini e comportamenti inconscivi e devi modificarli. Devi anche dare un'occhiata a quelle emozioni che ti lasciano ancorato al passato e decidere se quelle emozioni appartengono al tuo futuro. E se non lo fanno, devi lasciarle indietro insieme ai ricordi ad essi associati. La maggior parte delle persone provano a costruire una nuova realtà personale mantenendo la stessa personalità, ma questo non funziona. Dobbiamo letteralmente diventare qualcun altro e l'atto di diventare è funzione del superare. Significa che devi accendere un fiammifero nel buio. E quando sentirai le voci nella tua testa che dicono che non ce la puoi fare, che non ne sei capace, che è colpa della tua ex, che è colpa del tuo capo, che sei troppo vecchio, troppo stanco, quelle sono le voci del confine del noto. Ma adesso stai provando a fare un passo in un nuovo territorio ed il corpo, che è la mente emozionale, ti dice di non farlo, di non lasciare ciò che conosci, di continuare a sentirti in colpa, che è molto meglio, di continuare a soffrire, che almeno puoi prevederlo. La mente cosciente, però, vuole fare un giro, mentre il corpo ne è spaventato, quindi potrebbe volerci del tempo per dare la possibilità al corpo di uscire dal passato. Serve del tempo, non basta fare della meditazione e sentirsi in connessione se poi ti arrabbi per la fila in autostrada o inizi a giudicare. In questo modo ti disconnetti dal tuo futuro e torni nel passato. Non aspettarti un cambiamento. Se poi mi dici che è colpa di una persona o di una circostanza, io ti rispondo che sei tornato al vecchio programma, dove sei la vittima della tua vita. C'è un periodo di grazia, di trasformazione, dove dobbiamo attraversare questo fiume che ci porta dal vecchio sé al nuovo. E questo fiume rappresenta la morte chimica, neurologica, ormonale e genetica del vecchio individuo. E la maggior parte delle persone, quando ce la fa ad attraversare questo vuoto, fa delle scelte nuove. E quando fai delle scelte nuove sii pronto. Stai lasciando il noto, sarà scomodo. Non sembrerà familiare, ci sarà dell'incertezza, non puoi fare previsioni, non sei più nel noto. E molte persone attraversano questo confine e sentono quella voce che gli dice che è troppo difficile, che non possono cambiare. E molti ascoltano questa voce e fanno di nuovo le stesse scelte, che portano agli stessi comportamenti, che portano alle stesse esperienze e quindi alle stesse emozioni e pensano di star facendo la cosa giusta per loro. No, è solo la cosa familiare. Ma se ti rendi conto di come parli, ti siedi a meditare e capisci come ti comporti, come agisci, cosa provi, come parli degli altri, come giudichi le altre persone, allora sarai diventato cosciente di cose di cui prima eri incosciente. E questa è una vittoria. A noi vengono sempre date delle opportunità straordinarie, brillantemente travestite da situazioni impossibili. Per me non esiste una scuola di antica saggezza alla quale devi essere iniziato. La tua vita è l'iniziazione, se fai attenzione. Noi riceviamo delle sfide nella nostra vita da un certo livello della mente, giusto? Da un livello di coscienza e da uno di incoscienza. Anche Einstein disse che dobbiamo raggiungere un livello di coscienza più grande di quello che crea i problemi. Ma che cos'è la coscienza? La coscienza è anche allerta. E allerta significa anche pensare a possibilità a cui non avevi mai pensato prima. Quindi noi affrontiamo problemi e sfide nella nostra vita. E come nota a margine, stavo facendo colazione con un ricercatore giusto settimana scorsa. Lui studia cosa accade quando percepiamo come un problema le condizioni del nostro ambiente, come indebolisce l'organismo. Loro misurano questa cosa e come quando una persona la vede come una sfida invece, crea energia e la rimette al suo posto. Quindi se diciamo di voler diventare benestanti, che vogliamo essere in salute, lo diciamo perché non lo siamo. Iniziare dal non averlo all'averlo richiede dei passi e ci saranno sicuramente dei punti ciechi. Quindi provi, ma non funziona, perché c'è ancora una parte di te che segue l'abitudine precedente. C'è una parte di te
che rimane incosciente, quindi che cos'è di quella circostanza che a noi provoca un'emozione e cosa mi fa pensare a quella sensazione. Quindi dici che è impossibile, che non ce la puoi fare, che devi delegare il lavoro a qualcun altro, beh, non sei separato da quell'esperienza. Ne sei ancora coinvolto. E come pensi e come ti senti dà energia al tuo campo. Quindi la tua energia è la stessa ogni giorno e finché la tua energia continua ad essere sempre la stessa, nulla cambierà. Nessuno cambia finché non cambia la sua energia. Quindi devi pensare a quale informazione ti permetterà di cambiare. L'amore? La grandezza? Ok. Puoi dire di non saperlo, ma certamente qualcun altro nella storia ha affrontato questo problema. Non andare su Facebook a chiedere se qualcuno ha la risposta. Studia, leggi, vai a cercarla e la avrai. Dirai wow, quella persona ricca ha fallito prima 500 volte ed avrai una diversa visione di cosa significa stare bene. Capirai che il fallimento non esiste, che devi solo superarlo, che devi salire quegli scalini, che devi reagire a quella circostanza, ma non con la stessa emozione, perché scatenerà le stesse reazioni nella mente e produrrà la stessa energia. Quindi devi pensare al modo diverso in cui potresti reagire. E cosa potresti imparare se ti ritrovassi di nuovo nella stessa circostanza con la stessa persona? Quindi trovi una risposta e ripetitela per poter installarla nel circuito che ti permetterà di non rispondere nello stesso modo alla stessa situazione. Il processo di prove ed errori è molto importante nel percorso spirituale. Quante volte dobbiamo dimenticare prima di riuscire a ricordare? Dopo ricordiamo e poi dimentichiamo di nuovo. Serve ricordare costantemente per smettere di dimenticare. E quando arriviamo a quel punto acquisiamo coscienza e quindi saggezza. La saggezza è il ricordo dell'esperienza senza la carica emotiva. Adesso sei pronto. La tua personalità è letteralmente formata da quello che pensi, da come agisci e da cosa provi. Quindi come pensi, come agisci e cosa provi forma la tua personalità, che è strettamente correlata con la tua realtà personale e quindi alla tua vita. Quindi se vuoi cambiare la tua vita, la tua realtà personale, devi cambiare la tua personalità ed eccoci di nuovo qui. Devi diventare cosciente dei tuoi pensieri incoscienti, devi fare attenzione a cosa pensi, a come agisci e come parli e fare attenzione a come ti senti. Molte persone potrebbero vivere nella colpa per l'intera vita senza sapere neanche che colpa è, perché se la sentono propria. Quando inizi a fare così, riesci ad oggettificare il tuo io soggettivo. Quindi inizi a fare dei cambiamenti nei pensieri. I nuovi pensieri porteranno a delle nuove scelte. Le nuove scelte porteranno a nuovi comportamenti e nuovi comportamenti dovrebbero creare delle nuove esperienze e quelle nuove esperienze dovrebbero insegnare al tuo corpo in modo chimico a capire quello che la tua mente ha capito intellettualmente. Adesso il corpo incorpora la verità, giusto? Quindi così ci saranno dei nuovi pensieri e questo si chiama evoluzione. Ma allora perché rimaniamo bloccati? È semplice, più un'emozione è forte, un tradimento, un trauma, più questa emozione è forte, più caso farai alla causa esterna a te che l'ha provocata. Quindi il cervello fa una foto e la conserva e la fortifica al suo interno. Questo è un ricordo. Creiamo dei ricordi a lungo termine dagli eventi emotivamente forti. Bisogna quindi imparare a scambiare questa emozione per una più elevata. Devi lasciarla andare ed iniziare a provare gratitudine, per esempio. Le persone spesso mi dicono che non riescono a provare gratitudine. Io rispondo che possono, certamente. Devono solo esercitarsi invece di continuare a provare odio e frustrazione. Serve un po' di tempo per riuscirci, ma una volta che si prova anche la parte minore di gratitudine, arriva l'apprezzamento, il ringraziamento. La gratitudine è l'impronta emotiva quando ricevi qualcosa, quando qualcosa ti accade o quando è accaduta e dici grazie, perché stai ricevendo qualcosa. Quindi l'impronta emotiva data dalla gratitudine si riferisce a qualcosa che è stata superata. Nel momento in cui provi gratitudine stai dicendo al tuo corpo che la cosa è già successa e che si trova nel passato. Il pensiero riesce a penetrare il corpo che si trova in sincronia. In questo modo programmi il sistema nervoso automatico verso un destino specifico. Devi mantenere questo stato alterato della tua mente per l'intera giornata. Indipendentemente dalle cause esterne del tuo ambiente, indipendentemente dalla voglia del tuo corpo di ricevere queste emozioni e di rifare le abitudini, ed indipendentemente dal tempo.
E potrai sentirti strano perché una nuova opportunità è casualmente finita vicino a te e tu non l'hai dovuta cercare. Adesso sei tu il vortice della creazione. Quindi, se mi dici che provavi gratitudine, ma poi l'hai persa a causa del traffico o perché il tuo collega ti ha mandato un'email sgradevole, allora capisco che tu lasci che sia l'ambiente esterno a condizionare come ti senti e cosa pensi, e sei tornato al vecchio programma per cui sei la vittima della tua vita. Ma quando riesci ad avere queste cose in uscita, fai più attenzione al tuo interno e ti convinci di essere il creatore della tua vita, invece che la sua vittima. Io credo che quando il gene della sopravvivenza si attiva, la chiave è la preservazione. Potremmo avere 10 cose belle nella nostra vita ed una sola brutta, e ci concentriamo su quella brutta. Perché? Perché si attiva il gene della sopravvivenza, che vuole essere sicuro che quella cosa non accada più. Quindi le persone sono stimolate e si mettono in allerta perché pensano che potrebbe riaccadere. Pensano allo scenario peggiore e si abituano emotivamente a questo nuovo futuro prima che accada e condizionano il loro corpo a diventare la mente per l'ansia e la paura. Nella sopravvivenza, se ti prepari al peggio, ogni cosa migliore che accade definisce per te una possibilità di sopravvivenza. Questo è il meccanismo che si scatena. Sopravvivere significa che è meglio che ti prendi cura del tuo corpo, che devi controllare il tuo ambiente e assicurarti che non ci siano minacce. Devi buttare l'occhio fuori e assicurarti che ci sia un futuro migliore. La parola meditazione significa prendere familiarità. Le persone dicono di non concentrarsi sui pensieri negativi, ma quelli costituiscono il 95% di chi sei e tu devi iniziare a smantellare e denaturare la tua vecchia personalità. Significa che devi andare contro le necessità emotive del tuo corpo. Ad esempio, sei nel traffico, vuoi arrabbiarti. Il tuo corpo va a cercare qualcosa nel tuo passato che ti abbia fatto provare rabbia. E una volta che sei cosciente di ciò, i giochi sono fatti, perché adesso starai provando a diventarne cosciente invece che restarne incosciente di nuovo. E serve un grande livello di allerta e coscienza di sé, ma non puoi farlo senza energia. Devi far crescere la tua energia per riuscirci, altrimenti ne sarai completamente consumato.